Diciamo sì alla commissione d'inchiesta che è stata chiesta sul sistema del credito negli ultimi 10 anni. Lo dico a nome del governo, lo dico a nome del PD e lo dico alla Leopolda a nome di tanta gente normale. Noi non abbiamo nessuno scheletro nell'armadio. Così ieri il premier Matteo Renzi alla Leopolda a Firenze. Intanto oggi su Banca Etruria spunta un terzo filone di inchiesta della Procura di Arezzo. Per ora però non è basata sulle recenti vicende dell'istituto e degli ex obbligazionisti della banca. Si tratta di un'indagine sul conflitto di interessi che ha avuto origine dalla relazione della Banca d'Italia circa il commissariamento dell'istituto nel febbraio 2015. Questa parte di inchiesta si affianca agli altri due filoni, il primo sull'ostacolo alla vigilanza che risale al marzo 2014 e trae origine dalla relazione degli ispettori della Banca d'Italia del 2013 e il terzo sulle false fatturazioni datato primavera 2014. Invece sulla vicenda dei risparmiatori che hanno perso i soldi investiti in obbligazioni subordinate di Banca Etruria si stanno muovendo le associazioni dei consumatori. Il presidente provinciale di Arezzo di Federconsumatori, Pietro Ferrari, sarà domani alla Procura della città toscana per presentare un esposto in relazione alle attività dei recenti consigli d'amministrazione, management e collegi sindacali di Banca Etruria a tutela degli obbligazionisti. Nelle stesse ore i vertici nazionali di Federconsumatori presenteranno a Roma e Milano esposti alla Procura per chiedere chiarezza sulle azioni o sulle mancate azioni di Banca Italia e Consob nella vicenda Banca Etruria.